Persuasion Map dal sito readwritethink.org. Pensare a come organizzare i propri argomenti mediante una mappa. La mappa può essere stampata per la compilazione Unplugged, da qui. Che cos'è? È una struttura a mappa che guida gli studenti ad argomentare, disponibile, come vi dicevo, per la compilazione online e o per la compilazione offline Unplugged. Cosa fa? Aiuta gli studenti a preparare un argomento selezionando i concetti principali e a concatenarli logicamente. A cosa serve? Gli studenti si allenano per una discussione, una relazione, un prodotto scritto per creare un saggio. Gli obiettivi? Imparare a pensare, scrivere, relazionare, producendo ragioni convincenti. Questo è Persuasion Map dal sito ReadWriteThink. Andremo quindi a preparare la nostra mappa online. Come vi dicevo prima, ecco, posso comunque stampare la mappa vuota da qui. Metterò il mio nome e l'argomento. Il mio titolo, i fisici pluralisti. Get started. E qui dovrò indicare la mia tesi principale, che vedete comparire nella mappa proprio all'inizio. Allora, i fisici pluralisti ammettono una pluralità di principi esplicativi dei fenomeni naturali. Ok, ora vado sotto e mi trovo tre ragioni e metterò qui Empedocle per indicare tre dei pluralisti, Anassagora. E qui Democrito. Come vedete, ho compilato tre idee. Vado ad Empedocle e metto qua, posso scrivere che Empedocle 4 indica quattro radici. Acqua, virgola, terra, aria, fuoco. Poi posso dire che sono elementi, quindi eterni, immutabili, qualitativamente identici. Quantitativamente divisibili,
E come terzo punto, amore e odio. Ritorno sopra, vado all'anassagora e metterò i semi. Qui particelle, materiali. Minuscole. Invisibili, poi come tre posso mettere mente ordinatrice. Ritorno sopra, Democrito, metterò gli atomi, materiali, minuscoli, infiniti. Non percepibili, eterni, immutabili, indivisibili. Poi spazio vuoto, vuoto e movimento caotico. Ok, ritorno su e vedete poi a 3. Quindi vado sotto quello che ho già scritto, vado alla conclusione di tutto, alla conclusione, quindi metterò che i pluralisti conciliano. Opposte. Tendenze, divenire molteplicità. Sensi, ragione, immutabilità, del reale. Ok, vado su finish e adesso ho la possibilità di stampare. Questa mappa posso anche ingrandire, save final e share final, e quindi faccio save final e scriverò qui fisici pluralisti. Save. Ok, me lo fa salvare come vedete in PDF. Ok, save e posso anche share il file.
con share sempre fisici, pluralisti. Inviare questo file in PDF mando a me. A me me lo mando. Oppure lo studente potrebbe mandarlo naturalmente all'insegnante per far vedere il suo lavoro e la sua mappa preparatoria. Potrei anche salvare il mio lavoro con Save da qui. E nel formato RUT, e quindi fisici pluralisti. Per poterlo eventualmente successivamente modificare, quindi lo salvo in questo formato sul mio computer e la prossima volta che voglio modificarlo posso aprirlo con Open, va bene, qui non me lo fa fare, all'inizio della mappa lo posso quindi aprire e rieditare. Buona serata.